avevano approfittato della crisi migratoria per mettere in piedi un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani. 19 persone, inclusi 5 poliziotti, sono state arrestate in Macedonia con l'accusa di traffico illegale di migranti, contrabbando di armi e droga e rapina a mano armata. Il gruppo ha gestito almeno 550 migranti. L'organizzazione disponeva anche delle uniformi dei complici. Hanno iniziato a operare a livello nazionale e internazionale nei primi mesi del 2015. Hanno messo in piedi un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga e di migranti. I poliziotti implicati in queste attività criminali rispondono anche dell'accusa di abuso d'ufficio. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni provenienti dalla Serbia. Negli ultimi mesi il flusso di migranti si era intensificato nonostante la chiusura della rotta balcanica. In Serbia negli ultimi 2 anni sono state arrestate oltre 1.500 persone accusate di traffico di esseri umani.